presidente De Luca, parlando con noi, ha criticato il comune di Napoli nella gestione, insomma, dei finanziamenti al San Carlo, dicendo che la regione mantiene per lo più la gestione del teatro e che il comune fa poco con una cifra diciamo, ritenuta da De Luca irrisoria. Lei vuole aggiungere qualcosa? Ma a parte, consentitemi, che è davvero molto squallido da parte di un uomo delle istituzioni in un luogo così alto pubblicamente scadere in un livello così basso e soprattutto dicendo, mi dispiace dirlo, delle falsità, lo dico qua perché non l'ho detto nel mio intervento pubblico, perché ho provato a parlare di cultura a differenza di De Luca, che ormai fa comizi e campagne elettorali perenni. De Luca dimentica una cosa, che i nostri fondi, che sono sicuramente minori rispetto a quello Stato e quelli della Regione, ma questo lo sa pure un bambino, è come se tu chiedi a Paperone dei Paperoni di mettere gli stessi soldi di Paperino, cioè lo sanno perfettamente. Ma è ancora più grave il ragionamento di De Luca, perché quelli sono fondi europei, quindi nemmeno fondi di bilancio regionale. Quindi, se vogliamo, il livello di intervento del Comune di Napoli, della città metropolitana, a livello di esposizione è molto maggiore di quello della Regione, se vogliamo proprio scendere, ecco, nel tecnico. Perché noi siamo rientrati come città metropolitana quando la politica era uscita, con un contributo importante, confermiamo un contributo importante come comune e poi il comune mette in campo una serie di misure che sono proprio quelle di stare ogni volta sul pezzo. Io presiedo il consiglio di indirizzo, sto sulle vertenze, sto sulle problematiche, sto sull'organizzazione, insomma bisogna un po' finirla con questo ragionamento di una persona che si sente il padrone perché pensa che sono soldi suoi o del suo bilancio ordinario, sono fondi europei ed sta diventando davvero un comportamento molto sgradevole. Quindi sinceramente io mi fermerei qua perché stiamo parlando di San Carlo e De Luca l'ha portato a un livello molto basso il ragionamento. Per fortuna poi è intervenuta Cecilia Bartoli e ci ha riportato alla cultura.